avevamo un accordo che entro la fine del 2017 avrebbero trasformato questo impianto in qualcosa di non maleodorante e non dannoso per la salute. Però l'accordo è sfumato, dicevano che avrebbero trasformato, non chiuso. Sì, trasformato. Poi dopo arrivati i grillini al Comune di Roma, è stato azzerato tutto quanto, è stata data questa data ipotetica del 2017, ma senza nessuna certezza. Quando è che si sente più forte la puzza? Sempre. Dipende dal vento, da che parte tira il vento. Poi adesso che andiamo incontro all'estate, che se lo sai a Roma c'è il Ponentino, noi abitiamo qua, proprio qui, queste case qua. Sono mai state fatte rilevazioni dell'ARPA? Sì, ma non c'è un metro di misura per capire se questa cosa è nociva o meno. L'odore non c'ha un metro per dire questo odore è troppo o questo odore è troppo poco, e quindi noi siamo qui e ci assorbiamo la puzza tutti i giorni. Le dichiarazioni di intenti che sicuramente condividiamo come comitato di quartiere dell'obiettivo di ridurre o azzerare la produzione di rifiuti in realtà non vedono strategie di applicazione diverse dal passato. Noi siamo qui da troppi anni, il malessere è tanto e continua sempre nella stessa maniera. Le voci dei cittadini che abitano proprio vicino all'impianto AMA del Salario, avete sentito il Ponentino, Livia, no? Il Ponentino che è tanto gradevole, ma che in quelle circostanze, porta l'olezzo. Chiamiamolo l'olezzo, diciamo così. Insomma, questa situazione si sta cercando di risolvere. C'è stata una visita proprio dell'assessore all'ambiente, all'ambiente, Pinuccia Montanari, con lei il presidente della Commissione Ambiente Roma Capitale, Daniele Diaco, che salutiamo, ben trovato. Buonasera. Grazie a voi, buonasera. Mi sentite bene? Che sono... Sì, sono in aula. Dica a De Vito di sospendere l'assemblea perché c'è la diretta con Radio Cusano Campus. Assolutamente. Così andrò sui giornali. Sì, assolutamente. No, ci rispettano tutti, non si preoccupi. Hanno tutta massima reverenza per Radio Cusano Campus. Senta, grazie mille, siete sempre molto gentili per il dire. Presidente, allora intanto c'è Natale Di Cola della Funzione Pubblica CGL che dice che avete contato 40 topi, è vero? Conferma il numero? Oddio, contati 40 topi mi sembra un po' esagerato. Certo, è chiaro, qualche topo c'è. Per essere sinceri e trasparenti, però è chiaro che dove ci sono i rifiuti topi, insomma, questo lo sappiamo. Ecco. Allora, si cerca di risolvere questa situazione, in che modo per questi cittadini, Presidente? Allora, tanto partiamo dei lavoratori che chiaramente ogni giorno sono all'interno dell'impianto di DMB Salario e ogni giorno svolgono un lavoro importante per questa città, per smaltire i rifiuti che sappiamo sono un tema serio e centrale. È chiaro che la sicurezza è il primo punto, perché noi dobbiamo garantire la sicurezza di tutti i lavoratori, questo lo facciamo insomma anche grazie ai sindacati, che ringraziamo poi insomma di essere venuti ieri con noi e di verificare insieme lo stato dell'arte dell'impianto. Sicuramente diciamo è da rivedere su alcuni punti, insomma l'impianto abbastanza datato, abbastanza vecchio, non costruito da noi chiaramente, insomma, ecco. Però sicuramente ha bisogno di manutenzione per garantire ancora di più la sicurezza dei lavoratori, questo assolutamente. Perciò incontro la visita dell'assessore insieme a me, insieme a Cadam, è stato importante dal punto di vista comunque dell'attenzione che c'è su questo impianto. E poi chiaramente si procederà tra 15 giorni alla nuova visita per constatare effettivamente diciamo quelle migliorie o comunque quegli aspetti che devono essere cambiati, se sono stati fatti, comunque per garantire ancora più sicurezza ai lavoratori. Si deve fare in fretta perché i cittadini sono molto arrabbiati, sono anche un po' lamentati, hanno detto che con la giunta non riescono neanche a interloquire. Immagino che questo incontro sia servito anche a questo, Presidente. Guardi, io ovviamente ho parlato dei lavoratori, poi dal punto di vista dei cittadini noi ieri abbiamo fatto due incontri, uno era dovuto chiaramente alla visita dell'impianto e il secondo chiaramente a interloquire con i cittadini che giustamente hanno il polso della situazione del territorio. Sappiamo che quell'impianto desta parecchia problematica dal punto di vista delle origini, sentivo voi giustamente parlare anche il cittadino
delle enorme puzze, insomma, che c'è, sappiamo che questo comporta, insomma, un grande disagio, anche perché lì vicino ci sono scuole, abitazioni e altri siti abbastanza, diciamo, frequentati e sensibili. Noi quello che possiamo dire è che con l'opium industriale, sicuramente arrivando a una raccolta differenziata, diciamo spinta, ecco, al 70%, speriamo di chiuderlo quanto prima, ecco, diciamo come data ci siamo, come anno, chiaramente ci siamo dati il 2019, ma sicuramente speriamo che venga fatto molto prima. Questo dipende anche, insomma, dalla qualità e dalla percentuale di raccolta differenziata che si riuscirà ad arrivare, insomma, grazie ad AME e anche grazie comunque all'aiuto dei cittadini. Perché? Perché dentro l'impianto TMB abbiamo trovato, diciamo, molte materie prime seconde, perciò molta plastica, molto vetro e materiali che potrebbe essere riciclato e che sicuramente non dovrebbe essere conferito nell'indifferenziato. Questo è assolutamente un dato che comunque è un po' allarmante, perché mi dispiace, nel senso, anche il cittadino da questo punto di vista, ripeto, uno sforzo in più deve essere fatto da parte di tutti, perché certo, come abbiamo sempre detto, parliamo di materiale post-consumo e non di rifiuto, ed è un peccato trovarlo, diciamo, in impianti di TMB, ecco, questo materiale, questo è il modo più assoluto. Bene, 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 grazie al Presidente della Commissione Ambiente Roma Capitale, Daniele Diaco. Le auguro buon lavoro e grazie buona giornata. Buon lavoro, siete sempre molto cordiali. Grazie.